sa mettere insieme. Chiaramente parliamo al centro c'è il Parma, questo Parma che ha vissuto grandissimi momenti negli ultimi 10, 15, 20 anni che vi ricordate voi, ma che ha vissuto anche tanti momenti un po' più grigi, un po' con minori successi, ma che è sempre andato avanti segnando un pochino anche per dire il tempo di una città, di un territorio, perché in un libro come può essere quello dei 100 anni del Parma chiaramente ci sono tanti momenti che hanno caratterizzato anche cose che non erano solo le partite in altri aspetti. Abbiamo qui con noi Alessandro Piovani, che è uno dei due autori. Sicuramente è un autore per passione, possiamo dire, perché il Parma ce l'ha nel sangue sicuramente come pochi altri. Poi chi vi parla anche ha avuto l'onore e il piacere di vivere diversi anni di questi 100, insomma, sicuramente non i primi e neanche gli ultimissimi, quasi gli ultimissimi, però ha visto un Parma più piccolo, lo ha visto diventare grande. E qua con noi alla mia sinistra abbiamo Sandro Melli, che era un ragazzino come voi o poco più quando incominciò con me. Abbiamo Pochiere, con il quale abbiamo diviso anche un campionato mondiale, Luca Bucci, e poi abbiamo Giuseppe Squarcia, che per dire, caso mai io lo conosco così perché ho visto le presentazioni, per dire lo conosco poco anche personalmente, ma da quello che mi dicevi tu, Sandro, è stato anche quello che è andato a cercare le cose, perché per dire, oltre alla passione c'è anche stato un lavoro di raccolta, e sicuramente le foto non sono solo quelle dei gol, anzi sono poco quelle dei gol, ma poi ve lo diranno loro. Io passo la palla a Alessandro perché ho già parlato troppo, tiriamo un po' lungo perché aspettiamo un nostro amico che dovrebbe arrivare, che voleva vedere tutto. Comunque farà parte della presentazione anche lui. No, sto aspettando un collega che di solito ne prende queste manifestazioni. Allora, quando ci è stato detto di fare questo libro, abbiamo pensato a quello che abbiamo vissuto in prima persona attraverso il lavoro e soprattutto quello che ha vissuto la gente, i parmigiani, e quando si dice parmigiani non si intende parmigiani solo di città ma anche di provincia. Non è un caso, o anzi forse è un caso, però deve dire qualcosa che i due autori siano tutti e due della Bassa e tra virgolette non siano di città. Adesso è arrivato Maio, possiamo quasi cominciare. Però abbiamo anche abbiamo tenuto la sedia e il posto. No, dicevamo, adesso possiamo proprio cominciare. Che dobbiamo rifare tutto? No, rifacciamo. Allora, parlare di questo libro per noi significa parlare di un pezzo di cuore e di un pezzo di vita, con tante parole. I giornalisti di solito usano le parole, poco le immagini, giornalisti di carta stampata come siamo io e Giuseppe. Io volevo far dire soprattutto a Giuseppe Squarcia il lavoro che c'è dietro a questo libro, che è un lavoro, come dire, non nostro, ma forse più dei collezionisti, di chi ha avuto del materiale e ci ha dato tutto, molto di quello che trovate in questo libro. Buonasera, io infatti questo libro ormai è una frase che ripeto a tutte le presentazioni, a tutti questi incontri, lo definisco un'opera collettiva perché noi siamo due giornalisti tifosi, l'abbiamo scritto da tifosi più che da giornalisti, e collettiva perché noi ci siamo preso il compito di stendere questo libro, ma i contributi arrivano da altri tifosi come noi, e soprattutto collezionisti, ma non solo collezionisti, da gente di Parma che ha giocato nel Parma o comunque ha avuto dei parenti che hanno giocato nella squadra della nostra città.
È stato un lavoro lungo che si è intrecciato anche con la preparazione della mostra del centenario, che tra l'altro inaugurerà proprio domani nel cuore di Parma, in Piazza di Aia, nell'ex mercato alimentare coperto di Piazza di Aia. La ricerca delle immagini sono immagini che non sono, abbiamo cercato di pubblicare delle immagini che non sono mai state viste. E girando per contattando i collezionisti, contattando i tifosi, in casa di ognuno di queste persone abbiamo scoperto, non so, un'immagine, per esempio, l'immagine d'apertura del libro, non di copertina, ma d'apertura dei primi capitoli del Verdy Football Club, che fino ad oggi nelle pubblicazioni precedenti sulla storia del Parma non era mai stata pubblicata, non era mai stata vista, ed era la conservata in casa un collezionista. La maglia del libro, per esempio, è sbucata quasi per caso, l'abbiamo trovato sul territorio a Monticelli, parlando un tifoso, è venuto a sapere che avevamo questa iniziativa della mostra del libro, ha detto: mio padre ha giocato nel Parma, giocava nel Parma negli anni 20, nella formazione riserve, non nella prima squadra, uno studente armeno, studente di medicina, che era studente a Parma e giocava nel Parma contemporaneamente, oltre a studiare. Ha giocato per 3 anni nella formazione riserve, il figlio l'ha conservata intatta, dai calzettoni alla maglia crociata. Era identica a quella della prima squadra, perché allora c'era una maglia per tutti, per ogni giocatore, e si usava quella fino a quando non si distruggeva praticamente. Infatti ho aperto storico quasi da guerra, perché è tutta bucata, ma è bella così. E lui l'ha donata a noi, ma l'ha donata al Parma per il centenario, ma non solo per il centenario, anche per l'avvenire, come memoria storica, è la copertina del libro. Da domani la potete vedere anche dal libro nella mostra, che vi invito a vedere, che sarà aperta per 1 anno e mezzo. Il libro contiene queste immagini, contiene immagini che raccontano un momento sacro, perché racconta, a differenza degli altri libri, la storia del Parma era già stata scritta, perché sono stati libri che hanno raccontato i vari successi del Parma, sono stati libri che hanno raccontato in occasione degli 80 anni, dei 90 anni del Parma, la storia in modo enciclopedico. La nostra invece è una storia un po' romanzata, che racconta appunto aneddoti sia di giocatori che di tifosi. Quindi troverete queste immagini, troverete per esempio, si parla del Parma di Nadio Scala che si allenava in cittadella come se fosse stato il primo Parma che si allenava in cittadella. Invece ci sono immagini inedite, sempre che arrivano dai collezionisti, di un Parma che si allenava in cittadella negli anni 50-60 in completa maglia crociata, che con scene viste con il Parma di Nadio, di Arrigo Sacchi, i giocatori che partono dal Tardini arrivano a piedi con la gente di bicicletta attorno. Sono queste storie, c'è anche un aneddoto su Vincenzo Piccolini, che dopo magari ti lo ricordo, ce l'ha raccontato Bossetti nella prima stagione di Arrigo Sacchi, nella prima trasferta a Trento. Non so se l'hai già letto, se l'hai ricordato, infatti volevo ricordato, però adesso ti ricordi questo aneddoto. Ricordo esattamente la partita, perché stavo a piedi col pullman, uno dei personaggi che faceva parte, tra l'altro usando Valentino, faceva parte del nostro tessuto qua, fra Salso e Fidenza, cioè quando si andava via in Corriera si andava via con Valentino, no? E mi ricordo che per un personaggio, che io organizzai una volta la settimana bianca, ero preoccupato perché spesso Valentino si dimenticava, no? Gli telefonai talmente tante volte che la mattina della partenza con la scuola di Pontevivo avevo 2 pullman. Lui aveva chiamato anche un altro perché non era sicuro di venire, cioè, ed era quella comunque la normalità. Ci ha proprio raccontato questa merda, no? Perché quando si è fermato il pullman nel viaggio di ritorno, che tu andavi a prendere l'acqua. Scavalcavo la siepe dell'autostrada, andavo fuori, lungo l'autostrada quasi tutto veniva giù da Trento, sono mele e uva. E allora scavalcavo, c'erano sempre dei serbatoi. Dentro, fuori, ma arrivavamo a casa e poi forse non ci fermammo a mangiare per la strada, arrivavamo esatto. A casa alle 2 alle 3 di notte. Raccontate questa storia, esatto, vedi te. No, questo è un libro di queste storie. Sì. Ecco, è un libro, un mio collega l'ha definito un libro di storia con la S minuscola, è così. In effetti è così, un libro di storia quotidiana. Perché noi ci ricordiamo di un Parma che dal 90 in Serie A
ci siamo fatta per un anno, è sempre stato in Serie A, però è un libro che proprio parla di questi sentimenti. Io per esempio, che come lui arrivo da Pontarellato, si giocava sempre alle 2:30, si sapeva quando si giocava. Quando facevano i calendario era fisso, non si cambiava mai. Prendevo la corriera a 1:10, arrivavo a Barriera Bixio a 1:15, poi dovevo aspettare fino alle 7, la corriera si tornava, a meno che non trovassi qualche fontanella tese che usciva dallo stadio. E così è nata questa passione, e così abbiamo scritto un po' anche questo libro, ricordandoci dei flash, delle cose. Qui c'è chi ha segnato i gol più importanti, e chi ha parlato forse le parate più importanti. Io ricordo, anzi oggi partirei da Luca, perché ricordo allo stadio La Luz a Benfica, contro il Benfica, scusa, a Lisbona, c'erano 120.000 persone che ululavano e lui parò un rigore che ci diede la finale, purtroppo non ci diede poi la seconda vittoria consecutiva in Coppa, ma era stata... Sono quegli episodi che da soli ti fanno godere il calcio, non so se vuoi... Poi era un Benfica di gente top. Sì, è sicuramente una... Intanto, ciao a tutti, buonasera a tutti. È sicuramente una di quelle partite che mi sono rimaste nella mente, nel cuore, perché sono quelle partite speciali che capitano poche volte in una carriera, dove veramente, al di là del rigore all'87esimo parato, una partita dove sembrava che perdemmo 2-1, ma parai veramente molto molto bene, e quindi sono quegli eventi eccezionali che capita, e purtroppo poi sì, in finale perdemmo contro l'Arsenal, un'altra squadra fortissima, però sono quelle sensazioni che vivi in stadi particolari, perché raccontarli poi viene quasi i brividi, nel senso che mi ricorderò sempre che quando uscimmo per fare riscaldamento, uscimmo prima noi, giocatori del Parma. Mi ricordo che c'era questa lunga scalinata, era il vecchio dell'uscio, adesso lo hanno ristrutturato in uno stadio più piccolo, cioè contiene meno spettatori. C'era questa scalinata e mi ricordo sempre di come ho visto la fine di questo tunnel per salire in campo. Si vedeva già la tribuna, i distinti in pratica dall'altra parte, e vedevi man mano che salivi questo stadio pieno, 120.000 spettatori. Come siamo usciti, ci sono stati 2 minuti di fischi, ma non si riusciva neanche a comunicare. Mi ricordo che c'era allora preparatore dei portieri di Palma che mi parlava, non si riusciva neanche a capire cosa mi volesse dire, perché era un inferno. Era. Dopo 2 o 3 minuti sono usciti di corsa i giocatori del Benfica, ce ne siamo accorti anche lì, perché fu un boato incredibile. Sono sensazioni veramente belle, che sono... Mi ritengo una persona estremamente fortunata, perché io da bambino volevo fare quello che ho fatto. Ho vissuto il mio sogno da bambino, cioè quello di fare il portiere. E quindi mi ritengo molto fortunato, perché sono riuscito a vivere queste emozioni, queste serate, grazie al padre. Grazie a te, perché non è che... Si diventa portiere di Serie A, del Parma, di qualsiasi altra squadra, anche del Torino tra l'altro, perché non bisogna mai rinnegare il passato, anzi credo che Luca ne sia molto orgoglioso, è un altro posto dove secondo me dal punto di vista psicologico si ha qualcosa di più. Molto, molto passionale, sì. Ma adesso siamo qui a Parma, parliamo di Parma. in quel giro di Cuneo. Ma anche perché vedi, Sandro, appunto perché sono contento di essere, far parte ancora della storia del Parma, proprio nell'anno del centenario, perché non so se riesco a spiegarlo bene, ma avere la fortuna di
riuscire a fare veramente quello che ti piace, continuare a fare quello che ti piace, perché a me, io adesso faccio l'allenatore dei portieri ed era quello che volevo fare. E in una città che mi ha accolto a 15 anni e che mi ha fatto diventare uomo, io credo che sia una grossa fortuna e un grosso orgoglio da parte mia fare parte di questa città, di questa storia, di questa squadra. E per noi è un orgoglio avere conosciuto uno come Luca e anche uno come Sandro Melli, che ha messo i suoi gol, se vogliamo dare della cronaca, in tutta la storia iniziale del Parma, e poi adesso fa il team manager, devo dire, in modo altrettanto professionale. Siccome ho avuto la fortuna di conoscere Sandro, eravamo tutti e due giovani, diciamo, alle prime armi, e ho avuto questa fortuna, e difficilmente, sinceramente, avrei detto, probabilmente lui difficilmente avrebbe detto che io avrei fatto il giornalista in modo professionista, e io difficilmente avrei pensato una maturazione così importante, e non lo dico perché c'è lui, ma lo dico da tempo, secondo me anche a ruolo di team manager ormai comincia a diventare un po' stretto. Però detto questo, un altro pezzo di storia del Parma in gol a 17 anni, non mi sembra, in una partita decisiva, forse neanche compiuti. E poi in gol sempre, contro la Juventus, contro la Reggiana, contro la Juventus, a portare a casa la Coppa delle Coppe a UEFA. Sì, ti ringrazio, faccio un saluto a tutte le persone presenti, e un saluto particolare ai bambini, perché credo che sia bello vedere un gruppo di ragazzini qua da noi. Questo libro, avete detto che è un libro che ha tante storie, per me, ma credo comunque lo sia per Luca, per Vincenzo, per voi, è un libro di cuore, nel senso che la nostra vita passa dal Parma Calcio. Io ho giocato con Luca che avevamo 15 anni, siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto poi i professionisti insieme, ci siamo separati, ci siamo ritrovati io come dirigente e lui come giocatore, adesso ci siamo ritrovati più o meno sotto la stessa linea d'onda, perché lui fa allenatore e io faccio dirigente. Con Vincenzo ho un rapporto incredibile, perché Vincenzo è stato il mio preparatore atletico da bambino, me lo sono trovato poi quando sono diventato adulto professionista nel Parma, nel Milan, in nazionale, poi dopo me lo sono ritrovato al fianco, io facevo dirigente, lui lavorava prima squadra. Dunque con te, Sandro, abbiamo un rapporto di amicizia che nasce da tanti anni. Con Giuseppe sono riuscito a conoscerlo bene, soprattutto da quando ho fatto questo ruolo qua. Dunque ci sono cinque persone che hanno partecipato a questo libro, chi in una maniera, chi in un'altra, con amore, col cuore. Dunque questo libro qua è fatto da gente che ama soprattutto il Parma Calcio, come credo tanti di voi, ed è fatto sicuramente con passione. E quando si hanno queste caratteristiche qua è un bel libro, dove ci sono sicuramente gli aspetti più veri, più sinceri, dove sono le immagini che noi pensiamo siano più importanti in quel momento lì, che viene da un centenario che stiamo festeggiando, come diceva Vincenzo, è un centenario dove Parma ha vissuto momenti alti, momenti bassi. Paradossalmente, Vincenzo, mi piacevano più, cioè ricordo più volentieri quei momenti tra virgolette bassi, dove, come diceva Giuseppe, faceva la neve in cittadella, dove tu ci facevi correre sui bastioni, in mezzo alla neve, dove sicuramente non c'erano tutti gli agi che ci sono adesso, che è giusto che ci siano, però forse all'epoca era più bello, era più divertente, c'era quella cosa imprevedibile che ti poteva capitare, che adesso invece c'è il meteo, capisci se piove, se nevica. Invece una volta si andava un po' allo sbaraglio e si poteva inventare l'allenamento sul momento anche. Che poi parliamo dei primi anni 80. Sì, che non siamo tanto indietro. E allora quando ci allenavamo il loro settore giovanile e in cittadella, ci cambiavamo in un prefabbricato, in un container. C'era un boiler che era grosso come un bicchiere grosso, facevano la doccia 1,5 e poi gli altri a presa. C'era il povero Bruno Mora. Intanto lo dico ai miei giocatori, guarda che voi avete un bel mondo, perché avete i campi tutti belli, in ordine, ci sono giardinieri, noi abbiamo vissuto, noi, anche Luca,
e quella squadra lì però ottenne dei successi, ottenne risultati importanti, perché credo che comunque tutte le cose, e mi rimetto al discorso del libro, se le fai con passione, a prescindere dalle difficoltà, ottieni successo. Dunque, credo che questo qui sia l'aspetto più importante. Giuseppe si parlava di epoche, no? Lui arrivò con un comprammo, tra virgolette, tre giocatori dall'Audace, no? Allora, via Melli e Gian De Biagi. Il più scarso ha fatto 200 partite, per dire, in Serie A, no? E il prete ci aveva chiesto una cifra che per Ceresini era tipo, non so, 10-12 milioni ci aveva chiesto. E allora la trattativa arrivò a 4 o 6 milioni, no, di tre giocatori, più due sacche di palloni, più due mute di maglie, cioè proprio arrivata alla fine, cioè, e pensa cosa si comprò, no, per dire. Luca, mi ricordo il primo allenamento, che non mi ricordo con chi arrivò giù, ma un'acqua pioveva fortissimo, quando perlomeno a Baganzola, tipo Ogede, eravamo su un pezzo di terra che non era un campo, me lo ricordo ancora là, misero due cose, e allora e Gede dopo un attimo disse: ma questo sa già fare tutto, cioè, ma da dove vieni, chi l'ha allenato, scubato, l'ha allenato qualcosa del genere. Cioè, posso dire questo... A me Luca, che forse Luca, che lo conosco da quando avevo 15 anni, non gliel'ho mai detto. Io del settore giovanile del Parma ero forse il più bravo, quello più, mi sentivo che ero il più bravo, no? Perché poi te lo percepivi, lo capivi. Poi un giorno iniziamo la preparazione del Parma di Sacchi a Tizzano e vedo questo ragazzo qua e lo vedo che tutti gli stanno addosso, vedo questo è bravo, e io un po' di gelosia cominciavo ad averla, ero un po' geloso, no? E andai un po' a conoscerlo e dire: questo va rubando un po' dalla ribalta. Da lì invece poi è nata un'amicizia che è incredibile, però ricordo che i primi giorni lo guardavo un po' con occhio, traverso, perché mi dava un po' fastidio questa roba qua, perché lo vedevo troppo bravo. Poi proprio la loro generazione, secondo me, di calciatori è quello che ha visto, sai, i più grandi cambiamenti, no? Perché adesso siamo abituati a vedere ogni momento una partita. Io mi ricordo la prima partita che trasmisero la domenica sera, no? Eravamo col Milan, era una partita, eravamo via con la squadra, cioè c'era quasi, cioè sentivi che era un momento storico, tra virgolette, per il calcio. Loro vengono dal calcio tutto giocato alle 14:30 sempre, per dire, dove ancora i giocatori si andavano a prendere dagli oratori, perché è vero così, cioè, allora i giocatori che venivano da fuori ce n'eravamo uno o due, pochissimi. Eppure lui era uno di quelli che veniva da fuori, perché veniva dalla montagna del Reggiano. Ero l'unico nel settore giovanile che veniva da fuori, ero l'unico che ero al collegio del San Benedetto dei Salesiani, ma ero l'unico che veniva da fuori, tutti gli altri erano della zona. Infatti io lo ricordo spesso questa cosa, perché forse andare alla ricerca, quell'annata lì, io, Melli, Gian De Biagi e via facevamo parte di quell'annata lì, a ieri e primavera assieme giocavamo e siamo venuti fuori. Io credo che forse ci dovrebbe essere un po' più attenzione alle nostre zone. Comunque sì, io mi ricordo di questa cosa di Sandro, che non so, è la prima volta che me lo dice, che era quasi invidioso, però credo che per come conosco Sandro non è per invidia, perché lo ho conosciuto da tanti anni. Invidia infantile. Poi erano gli opposti, perché Luca era un grande lavoratore, adesso è qua, è bravissimo come team manager, ma fare il lavoro era mia facile, anche se lui era col suo ritmo, ma arrivava sempre, e poi era talmente bravo in campo che quindi si perdonava tutto. Che poi in quella squadra lì c'era anche Bertone, invece mi ricordo di Vincenzo, il primo ritiro io l'ho fatto a 15 anni, a Tizzano. E allora, tra le altre cose, arrivo con un valigione, perché nella mia testa pensavo di stare via per 3 settimane, quindi preparo una valigia per stare via 3 settimane, quindi mi presero tutti in giro. Vabbè. Mi ricordo di Vincenzo che i primi giorni mi misero in gruppo, è stato traumatico. Vincenzo che era davanti si faceva correre 45 minuti di corsa nei campi, nei boschi, su giù, e lui continuava a parlare e a fischiacciare.
E io dicevo, ero là in fondo al gruppo che arrancavo e dicevo, ma non si stanca, ma non riesce. Facevo fatica, ma era un po', cioè, la psicologia è anche quella. No, vedi che sono d'accordo anch'io con me. È tutto più che facile stare vicino ai tifosi, era tutto più facile. Ecco, io credo che da questa chiacchierata abbiate capito cosa possa significare la storia del Parma, per chi l'ha interpretata in prima persona e per chi esternamente, come lei Giuseppe, esternamente noi presuntuosamente pensiamo magari non troppo esternamente, nel senso che i tifosi, è vero che non fanno gol, come ha detto un portiere che lunedì probabilmente sarà a Reggio, però insomma i tifosi possono aiutare, possono dare fastidio, non possono aiutare. E i tifosi del Parma normalmente aiutano.